Max Black, siamo tornati su FIFA 21, un nuovo squad builder, il secondo di quest'anno. Vi invito subito a iscrivervi, a mettere like, almeno 100 like sempre per questi nuovi squad builder. Oggi vi porterò come cominciare il foot con la Premier. Allora, sono arrivati tantissimi giocatori in Premier League e sarà molto interessante fare questi squad builder. Cominciamo subito dal portiere. Mettiamo un portiere un po' low cost, Rui Patricio. Eccolo qui, è un portiere che costerà circa 3.000 sulla PS4, però siamo su quella media lì anche sulle altre piattaforme. Quindi mettiamo un portiere molto tranquillo, Rui Patricio. Centrale di difesa a destra, una novità assoluta e pazzesco per questo FIFA 21 e per la Premier League. Il mito, la leggenda vivente, Thiago Silva. Eccolo qui, Thiago Silva, un po' lentino dobbiamo dirlo, però difesa 86, fisico 78, ottima carta, ottimo anche dal punto di vista tecnico, lo vediamo quest'anno giocare tra le fila del Chelsea, veramente il Chelsea ha fatto un mercato pazzesco quest'anno e sarà una delle squadre più forti d'Europa. Guardate, con questi due bei giocatori già abbiamo speso sulla PS4 circa 10.000, quindi veramente poco. Sicuramente con l'inizio e il pieno del mercato di FIFA 21 sicuramente costeranno meno, quindi d'occhio tenete questa situazione. Altro centrale a sinistra, Rudiger. Ottimo giocatore, ottimo difensore dal punto di vista della velocità, 82 difesa, 80 fisico, sono queste le sue carte migliori insieme alla velocità. Quindi anche qui andiamo a spendere veramente poco e abbiamo un'ottima intesa in difesa. Terzino sinistro, sempre un altro giocatore acquistato dal Chelsea quest'anno, che è Chilwell. Questo qui da parte del Chelsea è stato veramente un acquisto, devo dire, a sorpresa, non me l'aspettavo. Però è un ottimo terzino, 76 velocità, 77 difesa, 75 fisico. Lo definirei un terzino estremamente affidabile per il Chelsea. Terzino destro, andiamo a mettere Wan-Bissaka. Eccolo qui, un po' bustatino quest'anno, 86 velocità, 80 dribbling, 82 difesa. Insomma, i due terzini di questa squadra sono estremamente affidabili sia in difesa che in attacco e anche a livello di velocità. Questa devo dire che è una difesa estremamente affidabile. E partiamo adesso col centrocampo, tutta gente nuova arrivata in Premier League, veramente pazzesca, e partiamo da Thiago Alcantara al centro, direttamente dal Bayern Monaco, campione d'Europa. Eccolo qui, giocatore veramente assurdo, non ha bisogno di presentazione, grande qualità a livello dei passaggi. Avrei fatto qualcosa in più in velocità e avevo fatto anche un video sugli overall e comunque sui ratings dei giocatori di FIFA 21, perché Thiago Alcantara non si può guardare con questa velocità 64, gli dovevano fare secondo me come minimo 75 o 80. Siamo lì, un po' più di tiro sicuramente gliel'avrei messo, però questo rimane che è un'ottima carta, è un ottimo giocatore dal punto di vista delle geometrie di gioco e della velocità dei passaggi. Quindi Thiago Alcantara al centro del nostro centrocampo. Altro giocatore pazzesco come centrocampista centrale destro è Van de Beek. Giocatore del Manchester United, 70 velocità, 80 tiro, 79 dribbling, 80 fisico. Questo giocatore sembra dalle statistiche che non sia un granché, ma credo che sia estremamente buggato. Quindi tenetelo d'occhio quest'anno su FIFA 21. Ottimo giocatore della Premier League. A sinistra mettiamo un Didi. Giocatore estremamente fisico e forte difensivamente, che ci va ad aiutare sia Thiago Alcantara sia Van de Beek a centrocampo, anche se Van de Beek dal punto di vista del fisico è abbastanza preparato. Però guardate questo giocatore, 87 difesa, 84 fisico, pensate che carta assurda questa che è, credo che sia una carta estremamente buggata, e vi ricordo che il centrocampo deve essere sempre d'acciaio in questo FIFA per via delle difese un po' così, come dire, ballerine. Però su questo ci siamo abituati su FIFA e lasciamo perdere. Esterno a destra andiamo a mettere un classico Mahrez. Questa è più o meno la stessa carta dell'anno scorso, non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore molto affidabile, molto abile nel dribbling, quindi ci sta bene così. A sinistra mettiamo Bergwijn. Eccolo qui, nuovo acquisto del Tottenham, 87 velocità, 85 dribbling, tiro 79, mi sembra abbastanza buggato, lo possiamo dire. Una carta che non avevo assolutamente mai usato in nessuno squad builder.
quindi estremamente preparato. A centro dell'attacco mettiamo un bell'ariete, un giocatore che sembra che in questo FIFA gli arieti, comunque gli attaccanti forti fisicamente, vadano bene, soprattutto parlo per quelli centrali, quindi ci andiamo a mettere Harry Kane all'attacco. Eccola qui. Carta estremamente lenta, ma estremamente forte fisicamente. 91 tiro, 81 dribbling, 80 passaggi, 83 fisico. Insomma, questo qui è una specie di carro armato che abbiamo lì davanti. Questa è una squadra molto abile e molto veloce. Vedremo come andrà quest'anno. Ovviamente, come secondo me uno dei migliori allenatori che ci sono per adesso in giro e che sono in Premier League, gli mettiamo Jurgen Klopp. Eccolo qui, mettiamo Klopp allenatore. Questo è un bellissimo 4-3-3. Per adesso ovviamente questa è una fase, per così dire, di studio di questi squad builder, ma non volevo lasciarvi senza fin dall'inizio. Ovviamente i primi tempi si spenderà di più, però pensate che quando il gioco ingranerà questa squadra sicuramente andrà a costare molto meno. Quindi vi invito a iscrivervi in tantissimi, condividete, invitate i vostri amici a iscrivervi, commentate, ditemi che ne pensate e arriveranno presto altri squad builder. Almeno 100 like per questo video e ciao a tutti da Max Black.